Once they're out of the box, there is no turning back. Tranne nel 2026 che arriva Audi. Esatto. Posso dire che sono anche le polo sono orribili. I capelli. We want to be fresh. Non vogliamo fresco di zona. We want to be eccola. What I've seen eccola. So far at the factory, the motivation, the spirit. Mamma mia, bella, mi piace. Fa molto, fa molto indicato. Già così, secondo me. Cioè, io spero che sia una saturazione. Alla fine di questa presentazione, comunque, ci bannano se continuiamo a parlarne male, ragazzi. Dai. No, per adesso è solo Matteo che sta parlando malissimo. Gli altri Matteo bannato da chi? Pensiamo che questi siano i piloti giusti per fare questo passo. La faccia di Matteo. Ma voi vi immaginate Carlo Sainz che vede questa presentazione? I limiti della cuta, eh. Ah, ma siamo così avanti, mamma mia. Eccoci, ci siamo, ci siamo. Vediamo. Che astronavesce. Vediamo. Ecco, comunque 10 minuti vedi di intervento iniziale. Attenzione. Sì, è classe, è classe. Sì, è nera. È nera. La vedo nera. Come vedi? La vedo nera. È tutta nera. No, aspetta, perché adesso gli buttano il verde sopra. Adesso gli buttano il verde. Sì, tipo graffiti. Come hai fatto tipo graffiti? Sì, madonna, godo da non sei graffitata. È un video, non è la vettura. In una gabbia la macchina. Oh. Mamma mia, è già spettacolare. Ma sembra tutta nera. In quanti per svelarla? In quanti sono andati a liberare questo mostro verde? L'ala anteriore sembrava carina. Non era graffiti, però sembrava schizzoso. No, sembrava un verde proprio. Anche se quel verde è lasciato solo in tutto questo. Eccola. Se sulla pancia hanno lo steak nero tutto intorno, così come fate adesso. It's time for a new movement. Tear down your walls. Hai visto i veli? Sì, i veli ci sono. Vabbè, dai, almeno questo fa un po' scena, dai, è bello. Hanno fatto. È una bella presentazione. Perché provo? Attenzione, attenzione. Mamma mia. No, inquadrala. No. Ma infatti, ma è spettacolare. Ma è letteralmente un perizoma verde. No, Antonio. È incredibile. Bella, bella. Mi piace. Bella. Sembra una linea a base di Formula 1 2023. Esatto, sembra il My Team Formula 1. Esatto, è troppo semplice. No, per me no. Per me è un grosso no. È troppo mancato il distacco tra il nero e il verde. Cioè, dobbiamo fare un po' di più. For me is amazing. Really aggressive. Oh, meno male che Vizzi viene dalla mia parte. Almeno visibile in gara non si confonde. Of intent of what we are, what we want to be. I think that almeno lei non piace. Ma cos'è questo scalino che gli hanno fatto? Ma quello scalino sul cofano motore è osceno, dai. No, cos'è? Dobbiamo fare una cosa un po'. L'hanno fatta al buio questa livrea. No, dai, non si può. Sembra la livrea base che fai quando inizi la carriera. Sì, no, io volevo un bel pattern, un bel... qualcosa di sfizioso, però bellissimi cerchi verdi. Anche non mi sembra niente di nuovo, cioè mi sembra la macchina standard con la vernice, non è la Sauber che vedremo in pista, se dobbiamo parlare di voto di estetica, per me non le do neanche 5, secondo me è proprio brutta da vedere, però sembra proprio una livrea da bassa classe. Secondo me dovevano scrivere almeno kick sulla anteriore, esatto, strano che non ci sia scritta 5 meno kick. Ok, concludendo. Come stanno andando? Io ripeto, hanno secondo me buttato un po' via un'occasione. Avevano 2 anni, perché praticamente non sarebbe una cosa che ti saresti portato avanti, è una cosa che usavi per 2 anni aspettando Audi per fare un qualcosa di molto particolare, di distinguibile, distinguibile lo è perché è verde fluo, quindi vabbè, lo si nota, però non lo so, ha lasciato un po' la mano in bocca questa livrea. No, concordo, è una livrea da macchina lenta. Cioè... Sto leggendo in giro che hanno attaccato, hanno cambiato subito L'attacco delle sospensioni anteriori, non so se è vero. Però a me questa foto sembra diversa dalla macchina che ha fatto vedere, perché anche l'ala è molto diversa rispetto a quella che c'era in studio. Questa potrebbe già essere un qualcosa di simpatico. Sì, ma quella era una show car con in studio. Sì, no, quella in studio era palesemente una show car. Ma non ha lo scivolo in stile Red Bull?
Non ricorda quello della Aston sì, Martin? Sì, a livello ormai diciamo che la filosofia è quella lì, tutta filosofia downwash che poi Aston Martin ha la pancia scavata proprio dentro, cioè ha sempre lo scivolo, ma dentro ha uno scivolo ancora più un po' più scavato. Regole anche AS non sembrava averlo. Sì, è quella, cioè quella che funziona di più, quella che ti dà più possibilità di sviluppo e più efficienza. Hanno anche loro il vassoio per splittare i flussi, ma quello ce l'aveva già anche l'anno scorso. Però sì, mi sembra una macchina diversa rispetto a quella che c'è in studio, quello sicuramente. Sì, sì. Perché le pance non mi a vedere così mi sono sì, le pance sono tale quale. Ma anche perché non, se avessero qualcosa di nuovo non lo fanno vedere adesso, cioè no, sarebbe controproducente.